Ehi la ciurma, io sono Mazza Testa e faccio questo video in più perché mi sono accorto di aver dimenticato una cosa importante, quindi un'aggiunta al tutorial del commercio manuale. Mi sono ricordato che avevo promesso di spiegarvi che cosa è importante. Scusate che l'audio forse è un po' troppo alto del gioco in questo momento. Cosa è importante commerciare e cosa no. Allora, andiamo in ordine di come troviamo qua in questa cittadina elencate le risorse. Allora, pesce. Pesce sì, è un elemento importante che si può portare dietro. In genere varia tra gli 8 e i 10-12 come prezzo di acquisto buono. Prezzo di vendita buono sul 20-18-20. Grano. Allora, il grano è un elemento molto discusso se comprare o meno per il commercio manuale, perché il grano è molto spesso molto comune. È difficile trovare un posto in cui rivenderlo a un buon prezzo. Si può trovare in alcuni posti anche a 7, mi è capitato una volta anche a 6 acquistarlo, ma è molto difficile trovarlo a più di 14. È vero che è un raddoppiare, ma è anche difficile trovare un posto che lo compri a 14, perché ci sono tanti luoghi in cui producono grano e i luoghi che producono grano ne producono tanto. Per cui io in genere ne compro, a differenza di cosa suggeriscono su internet molti altri, anche perché è un genere alimentare molto comodo e poco costoso per sfamare le truppe. Per cui se per caso mi trovo senza cibo, so di avere del grano. Poi se mi imbatto in un villaggio che lo compra a 14, 15, 16, mi è capitato anche che lo comprassero a 18 una volta soltanto, allora lo vendo tutto, perché 18 è un prezzo molto molto buono per il grano, perché se lo compri a 6 e lo vendi a 18 vuol dire che ci hai fatto 3 volte tanto, vuol dire che ci hai guadagnato il doppio di quello che l'hai comprato. Di utile netto. Burro, sì, è un buon genere da vendere, non è facilissimo da vendere come un po' tutto il cibo, però comunque più facile del grano. Come anche il suo fratello formaggio, che in genere troviamo nello stesso tipo di villaggi. Uva l'ho trovata difficile da vendere. Difficile da vendere, infatti, come potete vedere, ne ho 43 unità nell'inventario. L'unico posto in cui l'ho trovato un pochettino più facile da vendere è nella zona sud-sud, dove ci sono gli azerai. Però in genere non lo consiglio tantissimo. Può stare a un discorso più o meno come con il grano. Carne non sono mai riuscito a venderla bene. Forse sono stato un po' sfortunato, ma potete provarci. Nella mia situazione la carne è un cibo che ho sempre mangiato prima di riuscire a venderlo. Formaggio medio, come il burro, olive medio anche, sono riuscito a trovare dei punti in cui venderlo abbastanza bene. Datteri è molto regionale, nel senso che i datteri vi consiglio di comprarli nella zona sud di quella desertica, perché là costano davvero molto poco, e nelle zone dell'impero o comunque nelle zone verso centro-ovest della mappa, in genere si vendono bene. E qua si possono fare grandi guadagni con i datteri. Però fate attenzione che probabilmente dovrete spostarvi per grandi distanze per poter fare dei guadagni. Perché giù sotto nella zona del deserto è pienissimo di datteri, ne producono praticamente ovunque a dei prezzi stracciati. Ma dovete portarveli dietro per un bel po' prima di trovare un posto in cui venderli. Vino, sì, ma vi consiglio di non comprarne tanto, perché è difficile trovare dei posti in cui lo comprano a un prezzo per cui vale la pena venderlo. E il profitto non è tantissimo, diciamo che si guadagna un 20%, 30%. Un discorso più o meno simile per la birra, ma la birra è più facile da vendere del vino, ho notato. Per cui la birra ci può stare, riuscite a venderla anche, cioè potete comprarla da quello che è la mia esperienza. Ha un prezzo abbastanza contenuto in alcune località, e
riuscito a venderla anche a dei prezzi abbastanza alti, sulla settantina o mi è capitato anche ottantina. L'ho comprata sempre in genere più o meno sui 25 monete. Olio non lo so, ma mi è sembrato buggato, perché tutte le volte che l'ho comprato non lo trovavo più nell'inventario, quindi non so dire nulla sull'olio. Flax è un po' altalenante, se lo trovate compratene poche unità, perché ho trovato difficile venderne tante unità, non è tanto richiesto. Ci sono dei punti che lo comprano a buon prezzo, ma non ci si guadagna tantissimo, quindi non tantissimo buono. La argilla è discreta, nel senso che si possono trovare dei punti in cui la comprano abbastanza bene e ci sono dei villaggi che ne producono tanta e abbastanza buon mercato. Non è un top, ma un medio ci sta. Hardwood non conviene tanto, se volete fare l'uso della forgia, non conviene tanto venderlo quanto utilizzarlo per creare carbone e con il carbone creare delle cose nella forgia, o fondere le armi, o migliorare i lingotti dei vari metalli. Comunque è anche un'unità che viene abbastanza smerciata, volendo. Potete trovarlo anche a dei prezzi molto molto bassi, tra i 10 e i 12. Se lo trovate tra i 10 e i 12, comprate. E si può trovare anche in grandi grandi quantità. Lino medio, non ho ancora capito benissimo come e dove conviene comprare e vendere. Come anche le pelli più o meno. Più o meno. Sale è ottimo, ma non è facile trovare un posto dove venderlo. Ne ho comprate delle vagonate al sud e ci sono dei punti, soprattutto nell'impero, in cui riesce a venderlo a dei prezzi super super alti, per cui fare davvero un guadagno. Il sale è un elemento in cui potete fare davvero tanti tanti soldi. Però, come il discorso dei datteri, dovete portarvelo dietro un po'. Lana è abbastanza buona, un po' come formaggio e burro, e anche questa più o meno viene trovata in zone simili. Tulle non si vendono quasi mai, è difficile trovare un posto dove lo vogliono comprare, per cui ogni tanto si può fare anche un buon guadagno, ma è difficile. Come stesso discorso per pottery e per gli ore in generale. Qua c'è l'iron, ma anche il silver. Iron è più facile trovare dei punti in cui lo comprano bene, soprattutto nei villaggi. Ho trovato dei villaggi che lo pagano delle salassate. Se usate la forgia e prendete delle armi dei gruppi di briganti, vi conviene usare quello che ottenete dalla forgia piuttosto che compravenderlo. Però l'iron è abbastanza buono. Il silver è quello che ho trovato davvero difficile da vendere. Ho preso qualche unità, ma me ne sono portato indietro per tutta la mappa per un sacco di tempo. Come anche per la pelle, cioè per la pelliccia e il cotone. Ho fatto fatica. La seta, la pelle conciata, anche qua c'è il silver, e la gioielleria sono difficili da vendere, però possono farvi un sacco di soldi, perché la gioielleria si può comprare a tipo 100 qualcosa e venderlo a più di 500, che sono tantissimi soldi, però comunque se ne trovano poche unità e non è facile trovare un posto che ve lo compri, e che ve lo compri per un guadagno netto. Le unità vive dipende molto, anche perché le unità vive vi rallentano nello spostarvi sulla mappa e non sapete bene, dovete tenere traccia voi manualmente di quanto l'avete pagato e quanto lo comprate, perché non ci sono dei segni qua, come potete vedere. Detto questo, tanto non so se sapevate che potete vedere l'oggetto così. Questi qua sono anche animati. È una cosa molto molto carina che abbiano aggiunto il modello 3D che si vede bene. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!